Buongiorno amici, allora sono le 9 e un quarto del... Allora, c'ho il calendario, faccio prima. Allora, oggi è mercoledì 18, quindi le ferie stanno quasi per finire, però mi sto cercando di mettere avanti con tutto, nel senso sto per finire di montare i video di Barcellona, poi oggi deve arrivare la Degusta Box, quindi registriamo anche il video della Degusta Box, avrete già visto il video della Degusta Box. E l'Ana intanto sta stendendo e poi comincia con le pulizie di casa. Nel mentre, ieri siamo andati a fare un aperitivo con un mio collega e la sua ragazza, che sono andati giù in Puglia e ci hanno portato questo. Guardate che carino, è un trullo. Bella, hanno fatto un bel gesto. Sì, ci è piaciuto tanto. E Woody è qui che gira, che vuole giocare col suo Kong, ma non è il momento per giocare col suo Kong. Intanto qua vi faccio vedere, è tutto già messo via. Qui è il divano libero che prende un po' d'aria. Io mi metto a fare lì. Ieri abbiamo fatto anche il libricino per la chiesa, per il nostro matrimonio. Ci siamo messi lì, ci siamo messi con quello che ci aveva detto il parroco. Ci siamo messi lì a fare tutto lo schema della prima lettura, seconda lettura e tutto quello che deve dire lui, quello che dobbiamo dire noi, le canzoni che dobbiamo mettere. Dopodiché lo dobbiamo far impaginare perché direi che non riesco. E poi lo facciamo stampare. Una copia la deve vedere, dopodiché ci dà il via e possiamo stampare tutto il resto. Finalmente le temperature si sono abbassate, non ne potevamo più. Ieri è stata l'ultima notte che abbiamo dormito con il condizionatore acceso. Ieri c'erano 28 gradi, quindi sembrava di essere tornati a Barcellona e si stava a dare un vento pazzesco e si stava veramente benissimo. Quindi il condizionatore per questi giorni lo lasciamo in pausa, al massimo usiamo il mini ventilatore. Qui c'è anche lei, eccola. La fuggitiva. Venerdì o domani dobbiamo andare a tagliare l'erba. Domani dobbiamo andare a tagliare l'erba dai suoi, che hanno il giardino che va fatto, lo fanno una volta ogni tot settimane comunque. Cioè, visto che non hanno il giardiniere, lo fa chi ci abita, ci sono tutti gli attrezzi, noi dobbiamo dare un colpo all'erba e mangeremo la pizza. Dopodiché stiamo pensando per sabato e domenica a qualche piano strano. Buongiorno, come vedete siamo in una macchina Un altro mezzo di trasporto. su un altro mezzo che è quello che ci ha portato in aeroporto. Praticamente abbiamo preso in prestito, in, come si può dire, in Comodato d'uso. comodato d'uso, la macchina dei miei, perché la mia stiamo un attimo cercando di capire che cos'ha. Sembra non aver niente di grave, giusto Sì, però è amore? qualcosa che dà fastidio. Sì, è un rumore fastidioso, però non è la frizione. Quindi non è Sento che in un primo momento poteva che in un primo essere. momento sembrava fosse quello, non è quella. Ha un altro nome, non so come si Una chiama. puleggia, un cuscinetto, una cinghia, poi qualcosa che gira. Insomma, un qualcosa di non molto rischioso, cioè di non molto Complicato, sì. complicato, meno male. Però per non rischiare tutto quanto abbiamo preso il Sì, macchinone. perché dobbiamo fare dei giri abbastanza, quindi. Esatto, abbiamo preso il bolider, questo qua grosso, che vabbè lui l'ha già guidata un paio di volte, invece non mi fida a guidarla. L'avevi già guidata o no? Sì, l'ho Non era guidata, male, quindi. ma è troppo lunga come macchina. Comunque, in tutto ciò, oggi è giovedì 19, è vero, giovedì 19, perché domani è il nostro mesiversario che è il 20. E stamattina dovrebbe essere la mattina in cui finiamo di comprare queste benedette cose per sto benedetto matrimonio. Che ormai manca poco, Che meno di due ormai mesi. Meno di manca due meno di mesi. 2 mesi, veramente. Sembrava così tanto, ma alla fine Esatto. mancano 2 mesi. Quindi adesso ci siamo messi, abbiamo detto no, finiamo finché lui è in ferie, così quando tornerà dal lavoro, insomma, non lo devo costringere a metterlo a fare i lavori. Andiamo a prendere cartoncini, non cartoncini, colori, non colori, e quindi ci giriamo un paio di negozietti di China, perché sono quelli che hanno un po' più cose, un po' più riforniti. Però come prima tappa andiamo a casa dei suoi genitori, perché sono giù da un po', Due settimane. e qui andiamo a vedere se è tutto a posto, se le macchine sono a posto, insomma facciamo questo giretto qua. E c'è da recuperare la batteria. E c'è da recuperare la mia batteria del telefono, quella portatile, che per me è vita. Quindi andiamo a recuperare e facciamo questi giri qua, poi dopo niente, poi andiamo a casa, poi alle 4 torniamo dai miei che andiamo a tagliare l'erba. Facciamo questa cosa qua e poi stasera pizza. E chiaramente viene anche Woody. Mo' Woody non lo vedete perché
non può entrare da nessuna parte, è a casa col fresco e quant'altro, nonostante c'è il suo lenzuolino perché perde un sacco di peli. E quindi niente, buona giornata a noi. Eccoci, è mezzogiorno. Quale sono? Sono le 12:10. 12:10. E siamo appena state dai China, che abbiamo comprato un po' di roba, abbiamo trovato, non dico tutto, ma quasi. E adesso andiamo da un altro China più grande, quello dove andiamo praticamente sempre. E praticamente abbiamo scoperto che c'è da cambiare la frizione della macchina, la mia. Che bello! È il mio regalo di compleanno, me l'ha fatto. Grazie. Quindi adesso vediamo un po' come fare, cosa dobbiamo fare, insomma, così. Comunque, adesso abbiamo preso, parlando di cose più belle, abbiamo preso tutte le cose per fare il tableau, il segnaposti. Poi ho preso poi dopo ci venivano idee sul momento, tipo anche per fare una roba, non la diciamo, tipo il portalettere. Perché non sappiamo come avviene quel momento di quando devono consegnare la busta, non penso te la consegnino così, no? Noi abbiamo trovato un modo per farcela dare, per poterla mettere, tipo un portalettere, ma non è un portalettere. Noi ce lo costruiamo, perché un portalettere vero e proprio costerebbe 16 euro e dopo noi non ce ne faremmo niente, sinceramente. Poi dopo abbiamo pensato a una scatola. Una scatola costava 10 euro quella lì che ci ha dato il signore. Poi dopo alla fine a lui gli viene in mente e fa: guarda che alla fine è come prendere una scatola da scarpe. Si è accesa la lampadina ed effettivamente è vero, noi a casa ne abbiamo, quindi abbiamo trovato un modo, un escamotage per farlo in un qualche modo. Poi abbiamo preso vari decori e insomma abbiamo preso un po' di roba e quindi niente, mo andiamo. E poi abbiamo preso una cosa per fare un video, degli assaggi degli cinesi. Assaggi cinesi, perché noi non li abbiamo mai visti, si vede che si sono aggiunti adesso, hanno fatto un aggiornamento 2.0, hanno aggiunto cibi, c'erano anche i ravioli, tutta roba tipica cinese, c'erano i ravioli, ma però c'è un sacchettino che si sono stati dentro, abbiamo preso della roba che proprio, no, ma proprio la scatolina, tutto scritto in cinese, sì. No, è tipica cinese, loro hanno solo rifatto l'etichetta dietro perché per legge va fatta scritta in italiano, sì, quindi però è tutta roba che di sicuro alghe, roba strana, non lo so. Abbiamo preso un po' di roba così facciamo il video. Poi abbiamo preso dei sacchi bon che ce li facciamo più tardi perché arriveremo a casa sono le 12:10, arriveremo a casa abbastanza tardi, quindi è una cosa molto rapida, molto indolore, e quindi vedrete anche questo video qua e niente, quindi ci aggiorniamo dopo. Allora, visto che abbiamo queste banane che ormai ci stanno abbandonando, ovviamente frullatino. E nel mentre vi faccio vedere anche tutta questa roba che abbiamo preso. Allora, gli assaggi saranno in un prossimo video dedicato totalmente a questo. Allora, abbiamo preso queste patatine che penso che siano alla seppia. Vabbè, è tutta roba giapponese. Patatine, queste con la fragola. Poi, ramen super piccante. Poi abbiamo preso questo tè che è alla fragola, boh, tutto un robo, comunque lui approva. Dopodiché varie cose, tipo queste che non sappiamo minimamente cosa siano, queste cose che presumiamo siano tipo alghe e queste cose che sono altre patatine strane, tipo queste. Tutta questa roba sarà in un video a parte di assaggi e non sappiamo minimamente di cosa sappiano. Il piccolo era qui prima ed è ancora qua, vero? Tu? Cos'hai da dire tu? Piccolo? Abbiamo preso la roba che vi farò vedere adesso, accendiamo la luce un attimo, per quanto riguarda le cose che ci mancano per il matrimonio, che ormai siamo agli sgoccioli. Allora, abbiamo preso 4 cartoncini così per il tableau de mariage, un cartone così, questo qui, che ci serve per fare una cosa, per farsi le foto, che poi vedrete quando sarà il giorno,
Del tulle rosso e del tulle bianco, ne abbiamo presi tre rotoli e tre rotoli, questi sono 14 cm per 7 metri 3. Dopodiché, cos'altro abbiamo preso? Questi cuoricini qua, che si attaccano di tessuto, questi sono bellissimi, ne abbiamo presi una marea, 9 pacchi, sono un centinaio di cuori. Poi abbiamo preso questo pennarello, che è doppio per fare scritte, cioè sia fine che largo. Abbiamo preso questa cordicina qua, stile antico, diciamo. Abbiamo preso i glitter oro. Abbiamo preso un altro pennarello, sempre doppio, ma questo scrive oro. E direi basta. Direi sì. Perché il resto delle cose cerchiamo di farcele dare. Come per esempio il porta coni di cartone per il riso. E la scatola per metterci le buste, diciamo, perché invece di farcela appoggiare sul tavolo così a caso o non sapendo dove metterle, creiamo, diciamo, un portalettere, poi magari usato sempre. Noi non l'abbiamo quasi mai visto, perlomeno io dove sono andato a qualche matrimonio non l'ho mai visto. Comunque, quelle cose cerchiamo di farcele noi. Siamo quasi alla fine. Il libretto della chiesa l'abbiamo finito, ci manca solo di metterci i testi delle canzoni. E per il resto siamo a posto. Lei nel mentre è messa così. Non mettere troppo ghiaccio. Banana pieno, saranno. Quante banane 5 banane, ghiaccio e adesso latte. Latte Oh, ad occhio devi andare. Però la banana diciamo che è molto densa. Comunque vai ad occhio e dopo vediamo. Di sicuro non lo berremo quanto? tutto. No, se avanza lo metto il mio figlio Sì, pure. sì, sì. Frappè pronto. Allora, frullato perché frappè ci vuole il gelato. Comunque il suo è così perché ci ha messo i pan di stelle dentro. Il mio invece così è normale. Mi mangio il muffin che avevamo lasciato ieri durante l'assaggio della Degustabox, che sarà uscito il video un mese fa, ma ok, sarebbe per noi il giorno dopo. E sempre con anche questi biscotti che abbiamo trovato, sempre lì, gentilini, che sono veramente spazzeschi. Sì. Comunque il piccolino lì, sì, non ha chiuso l'anta come solito. E noi ci beviamo il nostro frullatino. Ok, dopo un altro po' di riposo sono le 4:30. Ci stiamo avviando con lo zainetto di Woody e Woody. Ci stiamo avviando per andare dai suoi, che come abbiamo detto prima dobbiamo tagliare l'erba. Quindi vi facciamo vedere qualche clip mentre siamo là. E poi dobbiamo decidere come mettere a posto la macchina, da chi andare. E come fare, soprattutto quando, perché da lunedì ricomincia a lavorare e dopo è un casino. Amo, amo, oh, non sente. Amici, allora, come avete visto, ho tagliato l'erba nel giardino lì, che c'è tutto quel pezzo davanti più tutto un pezzo dietro. Quindi ho usato quel taglierba più il frustino. Siamo venuti a prendere la pizza, perché questa pizzeria qua non la porta a casa, che ci hanno detto i suoi genitori, che è molto buona perché viene fatta con la pasta madre alta, tipo napoletana, quindi quella che piace a me. Oltretutto, allora, ci siamo messi d'accordo per il fatto della frizione. Che quindi lo faremo fare a uno che conosciamo che ha un camper dove loro tengono il camper. E quindi comprando il pezzo e facendolo montare da lui con 200 euro ci dovremmo saltare fuori. Purtroppo sono di quelle macchine usate a 200.000 km, quindi dopo un po' la frizione dice basta, cambiatemi perché non ne posso più. Pensiamo sia solo un cuscinetto, ma onde evitare che poi dobbiamo riaprire, rismontare, ricambiare, cambiamo già direttamente tutto. Poi quando sarà il prossimo anno, fra 2 anni, o penso il prossimo anno, forse, però non è detto, cambia macchina, di sicuro la prenderemo nuova, se si potrà anche elettrica, comunque sarà tutto un altro discorso. Adesso abbiamo le spese del matrimonio, il viaggio di nozze, tutto quello che ne concerne, sono tantissimi, quindi a fine, quando farò il matrimonio, come vi abbiamo detto, vi daremo il resoconto di tutte le spese. Così per chi si vuole sposare si può mettere già l'anima in pace, che più o meno le spese sono quelle, non è detto che si spenda così tanto.
E non è detto che si spenda anche così poco, perché ci sono matrimoni che li fanno chissà dove. In ogni caso, mangiata la pizza, c'è anche budino, stiamo un po' lì, poi andiamo a casa. E domani dovremo fare solo ed esclusivamente tutta la preparazione del matrimonio. Quindi dobbiamo comprare ancora su Amazon i segnaposto, che sono dei cartellini fatti apposta. E poi dobbiamo fare il tableau de mariage, il coso per le, per la buste che ci devono portare. E direi basta, se non qualcos'altro, ma di piccolo. Dobbiamo comprare anche gli addobbi per le macchine. Comunque, penso che ci vediamo o dopo quando arriva Lalli, o se andiamo di fretta ci vediamo direttamente a casa. Allora, non si vede nulla, ma nulla. Come vedete qua c'è Woody, siamo di nuovo sulla mia baby, che la cosa è molto più peggiorata, fa un rumore veramente assurdo, però martedì la facciamo mettere a posto, non so quanto vedete, perché comunque alla fine, come abbiamo detto, la frizione, gli cambiamo tutto il blocco della frizione e adesso basta. Praticamente fischia se uno tira giù il pedale, quindi sta peggiorando, quindi la dobbiamo andando, usare il meno possibile. Stiamo andando a casa in seconda. Siamo andati a casa e poi ci siamo un po' accordati come fare per fare lo scambio delle macchine, per evitare di usare il meno possibile, tipo domani che dobbiamo andare a cena con i miei cugini, viene mio papà, mi molla la sua macchina e questa, sì, perché insomma, magari alcuni diranno non avete l'autosostitutiva. No, non avere l'autosostitutiva, no, direi di no. E anche perché sinceramente portarla da un meccanico, sì, di una la nostra, cioè da uno che conosciamo, da, sì, volevo dire che portarla, sì, da uno, da un meccanico, magari andiamo a spendere un po' di più, e dato che non è il momento di spendere un po' di più perché tra due mesi ci si sposa, ci sono molte altre spese in mezzo, abbiamo questo conoscente che comunque era un ex meccanico, però comunque continua a fare il meccanico, ci fa questo favore a un buon prezzo e ce la mette a posto. Infatti martedì l'andiamo a sistemare, perché sennò ci va a finire che rimaniamo a piedi, e non voglio un secondo giro su un carro attrezzi, sinceramente mi è già bastata la prima. Quindi appunto domani sera per andare alla cena facciamo il cambio macchina, quindi andiamo con quell'altra, così questa non la sforziamo. E sabato, quando siamo partiti, comunque siamo sempre in seconda, non ho mai cambiato marcia, fortunatamente non c'è nessuno dietro, non ho nessuno ed è in discesa e siamo vicini e, andando 40. E sabato alla fine non andiamo, non so se ve l'avevamo detto, comunque dovevamo andare in piscina, ma alla fine non ci andiamo. Sentite, dovevamo andare in piscina sabato, alla fine non ci andiamo più, uno perché c'è il bimbo che io mi ero dimenticata che i miei andavano, ritornano finalmente dopo un anno allo stadio, quindi non sapremo Woody dove stare, poi giustamente il cane nostro, e così la macchina sta buona, sta tranquilla. E poi invece sabato sera, e poi sabato sera invece andiamo a mangiare le tigelle a casa di questa, di questi suoi colleghi, e però vediamo magari di farci venire a prendere, mo vediamo. E niente, poi sì, martedì la mettiamo a posto. Comunque è stato un bel pomeriggio, lui ha tagliato l'erba come avete visto, e ci hanno anche fatto regalo, una foto che sì, dopo vi farò vedere. Io un po' me l'aspettavo, però no, vabbè. E poi abbiamo mangiato la pizza, buonissima, vi giuro, sembra di non aver cenato. Ah, dicevo, Woody dov'è? Secondo me l'impasto, quello 40, molto lievitato, secondo me lo fanno 48 ore, era super super leggera. Io ho preso vecchia Modena e lui ha preso Etna. Cioè, c'era cipolla, peperoni e salame piccante, mozzarella fior di latte. Il mondo sopra, ma questa va bene. E niente, poi siamo infatti le chiacchiere, ragazzi, sono fatte le 10. Cioè, non ce ne siamo resi conto dell'orario, perché ci siamo messi fuori. Fuori c'era un'aretta fresca. Parlavamo di viaggi. Di viaggi, di matrimonio, di come organizzare questo e quant'altro. Alla fine si sono fatte le 10, ho detto ascolta, sono le 10, andiamo. Così andiamo a casa e niente, ci laviamo. Di polvere di erba. Ci laviamo, perché alla fine io ho fatto anche la tinta a mia madre, tra l'altro. E ho sta maglia che l'ho rovinata. Cioè, la terrò. Strano. Vabbè. E niente, quindi ci aggiorniamo domani, che vediamo.
vediamo domani cosa fare. Anzi, no, so già cosa faremo domani. Domani è giornata del fare le cose per il matrimonio. La chiamiamo così, giornata del fare le cose per il matrimonio. Speriamo di fare il tutto. Buongiorno amici, oggi è venerdì 20, perché è il nostro mese anniversario, sono le 8:40. E ci siamo appena ricordati che oltre a fare le cose per il matrimonio che dobbiamo preparare, dobbiamo andare a ritirare il foglio che abbiamo firmato in comune delle promesse. Oltretutto c'è anche il mercato, ma vi voglio far vedere anche il regalo che ci hanno fatto ieri i genitori dell'Alli, che sarebbe la cornice, una cornice sia per me che per mia madre, poi gliela dobbiamo dare, di una foto che ci siamo fatte per le promesse, che è questa qui. Questa, guardate, cerco di farvelo vedere, ok, si vede, questa qui, e lo appenderemo, adesso stiamo cercando di vedere dove ci starà meglio. Comunque regalo molto apprezzato, e quindi adesso mi sono preparato, Lari si sta vestendo, scenderemo, andremo in comune, chiederemo di quel foglio lì, se ce lo riescono a dare, ma direi proprio di sì, perché ce lo potevano dare dall'11 agosto, però eravamo via, poi siamo tornati, ci siamo dimenticati. Adesso quel foglio lì andrà preso dal comune, portato in chiesa, sempre dove qui, dove abitiamo, che poi ci dovrà fare non so cosa, firmarlo, timbrarlo, non ho idea. Ce lo dovrà ridare perché noi ci sposiamo in un altro comune, quindi portarlo nella chiesa dell'altro comune, e poi quello dovrebbe essere finito. Tornate a casa, dovremo fare tutto il resto e partiremo dal cartellone dei selfie, che è quello un po' più semplice e veloce. Comunque è uno stress sto periodo, abbiamo le ultime cose da fare perché vogliamo arrivare a settembre per fare solo le cose essenziali, quindi andare a prendere le fedi, chiedere i permessi per il centro, chiedere il permesso per il castello. Abbiamo varie cose da fare, però quelle che si possono preparare adesso è meglio smaltirle. Allora, si è preparata anche Lally, è lì, e adesso ci accingiamo ad andare. Siamo tornati, il foglio l'abbiamo preso. E ora ci siamo messi qui, tovaglia per non sporcare. E poi non è neanche tutto qui il materiale. Comunque, per ora facciamo questo, che è il cartellone con i selfie, che creeremo anche un hashtag per quel giorno, così tutte le foto saranno messe in quell'hashtag lì. E potremo fare un gruppo dove vi faremo vedere poi tutte le foto, perché saranno tutte localizzate in un hashtag. Amici, sono le 12:30. Stiamo facendo pausa perché abbiamo lavorato tutta la mattina dopo essere tornati. Abbiamo fatto un po' di bricolage qui che ci servirà per le nostre cose. Abbiamo fatto anche un bellissimo cartellone, però come vi abbiamo detto sono delle sorprese che, intanto è venuto benissimo, sono delle sorprese che quando saranno tutti là vedranno, perché alcuni ci seguono, e quindi non ve lo possiamo far vedere, ma è bellissimo, è una cosa stupenda. Quindi mangiamo qualcosa, dopodiché oggi pomeriggio si torna sotto, si fa altra roba, dobbiamo finire il tavolo di mariage, cioè abbiamo appena cominciato a stagliuzzare un po' di roba, e domani arrivano i segnaposti che li abbiamo appena ordinati, con altre cose che dobbiamo attaccare. Nel mentre prima hanno suonato e c'è il piccolino qui che sta aspettando che salga qualcuno, ma non sale nessuno, Woody, si sono sbagliati, non deve salire nessuno, piccolo. Ehi tu, eccoci, abbiamo finito, ci siamo già fatti la doccia, sono già le 7:10, ho un fastidio al naso. Comunque le cose in più che abbiamo fatto sono queste qui, quindi questo cartellone che ho già ritagliato, tutti quei pezzi lì già scritti, ma non vi possiamo far vedere niente. Questo diciamo che è l'angolo, oltre a cianfrusaglie varie, del matrimonio, però è tutto segreto, non vi possiamo far vedere niente. Qui c'è il piccolino, cosa c'è, Udino? Lei si è già cambiata, quindi a momenti dovremmo andare via.